Antonella Negri Clementi, CEO di Global Strategy. Oggi in borsa italiana Global Strategy presenta con l'osservatorio PMI i risultati delle eccellenze italiane. Ci racconti le storie di successo di queste imprese? Sono storie tutte molto diverse e estremamente interessanti, anche diciamo affascinanti. Ma guidate da una grande perseveranza e lungimiranza dell'imprenditore o delle diverse generazioni di imprenditori. Sono prevalentemente aziende familiari, perché per il 90% di loro c'è una componente importante della proprietà familiare, molto orientate alla loro nicchia dove eccellono e estremamente diciamo dedicate agli investimenti non solo nelle capacità produttive come una volta, ma soprattutto nei mercati, ultimamente anche nei canali dematerializzati e quindi tutta la parte dell'industria 4.0 che stanno cercando di sviluppare per andare all'estero e poi nei processi di innovazione sia di prodotto che proprio di modello di business. Ma queste sono le caratteristiche che vogliamo oggettive, le guardiamo un po' dai numeri, le guardiamo raffrontando le varie aziende. La cosa che trovo più bella è la componente familiare che si innesta in un modo diciamo che è molto presente nell'azienda, ma che sa allevare dei manager e dei talenti che poi rimangono in azienda perché hanno strutture manageriali che stanno crescendo, molto fedeli, molto appassionate all'azienda in cui vivono, al settore che sviluppano. E poi in genere queste aziende si dedicano anche all'organizzazione interna, al loro territorio di riferimento con iniziative che noi diremmo di marketing interno, ma che loro, per loro sono molto più naturali, di sostegno delle loro stesse persone e anche di sostegno della comunità in cui stanno. Infatti in questa edizione abbiamo dedicato una tavola rotonda non tanto ai risultati, alle performance economiche, di business, eccetera, ma all'attività che loro fanno a supporto del territorio, a supporto dell'arte, come Fabiana Filippi, che è cresciuta tantissimo in questi anni nel mondo della moda donna e che sponsorizza l'evento di Spoleto e che evidentemente è un motivo di orgoglio per tutti noi, ma anche come i fratelli Piacenza, che da generazioni, perché sono da più di 200 anni la famiglia detiene la proprietà dell'azienda ed è una bellissima azienda che ha messo a disposizione della comunità locale un parco molto bello di alberi e piante in cui tutte le famiglie si ritrovano nel weekend. Sono storie un pochino così antiche perché hanno il sapore di tempi che furono, però importanti per le motivazioni delle persone che si combinano poi con tecnologie innovative, con presenze su mercati internazionali di spicco, con investimenti e innovazioni quindi importanti. Questo è, direi, il combinato di queste due cose è quello che ritrovo essere una formula vincente per queste aziende.